organizzata da Confeder Campeggio, si è svolta presso la sala congressi dell'Hotel First di Calenzano, una o due giorni per discutere di importanti argomenti interni all'associazione, oltre che per celebrare la 25esima conferenza dei club, durante la quale si è proceduto alla consegna degli attestati di merito destinati ai componenti dell'Assemblea Nazionale del Consiglio di Amministrazione per il periodo compreso dal 1995 al 2018. I 23 anni sono gran parte della vita, se poi ci aggiungiamo i 23 anni di presidenza, altri 10 prima come consigliere nazionale, come delegato della Campania, e sono 33, quindi è un quarto della vita. Emozione oggi perché chiaramente finisce un'epoca, finisce un tipo di vita che ho fatto, che ho dedicato a Confeder Campeggio, e poi ci sono state le sorprese dei miei amici che non erano in programma. Confeder Campeggio ha deciso di conferire un ricordo al presidente e al segretario. Nell'occasione il presidente nazionale Gianni Piccilli, ormai alla fine del suo mandato, ha voluto anticipare i saluti e i ringraziamenti a tutti gli associati presenti che lo hanno sostenuto per ben 23 anni prima delle elezioni nazionali già fissate per il 24 novembre prossimo. Un consiglio per quello che dovrebbe o aspira a diventare il nuovo presidente di Confedercampeggio. Primo consiglio, l'entusiasmo. Secondo consiglio, l'allegria. Terzo consiglio, se puoi utilizza la tazzolella caffè, è quella che ha aperto tantissime porte a me e agli uffici della Confederazione Campeggio. Ci vuole molta passione, molta dedizione e molta serietà, soprattutto quando ci sono importanti obiettivi da raggiungere. Poi il resto fa parte del carattere dell'individuo, quindi in bocca al lupo. Come ha un piccolo pensiero? Che mi auguro accompagnerà, sono emozionato. Sono abituato Presidente, forse non vedevi l'ora, ora la vedrai meglio. Grande commozione è stata espressa dallo stesso presidente uscente Gianni Piccilli a seguito delle ripetute sorprese fatte da alcuni consiglieri nei suoi confronti e di quelli del segretario generale Irene Vai, anche lei ormai a fine mandato, che non è riuscita a nascondere la sua emozione nel ricevere tanta gratitudine. Un giorno che non dimentico e non dimenticherò. Io sono un tipo molto solare, ho bisogno sempre dei rapporti effervescenti, cose varie. In questo ambiente io li ho trovati, tra i presidenti del club, amici personali, un presidente che mi ha tenuto viva, perché per lui è sempre no, perché l'ha detto l'Irene. E quindi le battaglie sono state tante, sono ancora, e di conseguenza ti tiene viva tutto questo. E soprattutto il mio staff, le mie ragazze, il mio personale che mi ha aiutato, mi ha supportato, sopportato. Sono contenta. Poi porto nel mio cuore tante cose, come ad esempio, vi racconto un aneddoto molto particolare, molto intimo. Il cane del presidente. Io ho una paura esagerata dei cani. E guardai Gianni e dissi: adesso come faccio? O ti adatti al cane o esci da Confedercampeggio. Vic è stato un cane ed è ancora il mio compagno di Confedercampeggio. Perché questo? Perché Vic si avvicinava a me e poi andava via. Ma 4 mesi sto cane. Poi ritornava, io lo andavo a cercare stranamente, lui non si faceva trovare. E siamo andati avanti così per 5-6 mesi. Beh, adesso chi mi mancherà di più sarà Vic, lo ammetto. Un altro momento davvero importante si è avuto con la nomina dei soci onorari, toccata quest'anno a Paolo Bicci, amministratore delegato della Trigano S.P.A., Werner Eckl, product manager van di Bustener, e Vittorio Dallaglio, presidente Assocamp, nonché Ascom di Parma. Sono proprio i nuovi orizzonti che contraddistinguono i 23 anni della tua presidenza. Perché? Ed in che senso?
Dal mio modico punto di vista, si trattava di traghettare la Confederazione verso il nuovo secolo, trasformandola in un organismo aperto verso tutti i lati. Aperto verso il mondo dei produttori e delle loro reti di vendita, verso i campeggi dell'Europa, verso il mondo della stampa in genere, ma anche e soprattutto verso il mondo dei giovani. Nel caso specifico, cito soltanto il reddito ai giovani a Sorrento, un pieno successo, a dimostrazione del fatto che il campeggio, l'enere, il viaggio itinerante sono una prospettiva per tutte le generazioni. Oggi, da rappresentante di un marchio storico come la Biusca, dico quindi grazie per la bellissima collaborazione, sempre corretta e sempre stuzzicante. Da amico dico semplicemente grazie Gianni in una direzione e grazie Irene nell'altra. Grazie e tanti auguri a tutti. Grazie a tutti. È stata l'assemblea dei saluti, perché Gianni Piccilli scade a fine anno, però ha scelto di fare questa qui assemblea in cui manifestare il proprio saluto. È importante perché sono saluti che ha fatto nei confronti di tutta l'assemblea, nei confronti delle forze politiche, e anche noi come ASSOCAMP siamo intervenuti per sottolineare i 20 anni di collaborazione e sinergia che abbiamo messo in piedi con la Federcampino. Quindi sicuramente un ricordo importante, un ricordo che sarà segnato dalla collaborazione, dalla sinergia, e mi auguro che possa essere così anche nel futuro con il prossimo presidente. Il premio alla fedeltà per aver collaborato con Confedercampeggio dal 1995 ad oggi è stato invece assegnato ad alcuni rappresentanti della stampa specializzata, altre associazioni di settore, all'ACI, al Policlinico Odontoiatrico Rident, Unipolsai e Unisalute, a studiosi ed altre personalità vicine alla storica Confederazione Italiana Campeggiatori. Il tutto si è svolto con grande partecipazione e coinvolgimento da parte dello stesso presidente Gianni Piccilli, che è riuscito a stemperare i toni seriosi del momento, riuscendo a trovare parole e battute giuste in ogni occasione. E allora a questo punto vorrei dire grazie, e adesso e anche più tardi un brindisi a tutti voi. La mia valigia è pronta, mi tocco il cappello e vi dico grazie.